quanto fanno passare a piedi. Oh vai. Siamo a Civitavecchia, tappa numero 1. Bene, destinazione? Destinazione Sassari, Golfo Aranci. Per giro buiometrico sardo. Cominciamo con un antipastino, buon appetito signori. Grazie. Arriva ancora delle altre cose. A posto, direi che non soffriremo la fame stanotte. Hai trovato le istruzioni? No. Pazienza. È molto bello, ora si vede bene. Tutta questa stellazione. Il leone. Scorpione. Il leone. Il leone non c'è, non si vede, è già. Oh. Vede il leone? Sì, infatti. No, si vede. Ora no, in questo momento no. Diciamo. Almeno credo, no, sì, non c'è, è già tramontato di qua. Questo è lo scorpione, poi c'è per esempio il sagittario che è questo qua. Ah. Questo qui molto luminoso è Giove, pianeta sì. Giove. E poi per esempio già qui si intravede la Via Lattea, vede questa nuvolosità qui che si vede tutto sì. Lungo qua è la Via Lattea. Sì. Poi ora se fosse più buio si vedrebbe molto meglio. Comunque la vede? Beh, giustamente. La vede un po' una cosa? No, sì. Si intravede? Si intravede, per Roma è esatto. Poi di costellazioni molto belle c'è cioè il Cigno, che è questo, sì, che sì, sono sì. Uno, due, tre, quattro, cinque. Questo è presente il cigno, questa è la coda, Deneb, questa è la testa che non mi ricordo come si chiama, e c'è il corpo del cigno, poi le c'è... Più, diciamo più luminose. Sì, sì. Giappone, piacere. Azzeni, esatto. Dell'agriturismo titolare dell'agriturismo Arquetto. E siamo qua a inaugurare in Sardegna esatto, del buio. Esatto, con molto piacere, diciamo, da parte mia e immagino anche da vostra parte. Direi diciamo, di sì. Ci vediamo domattina. D'accordo. Buona passeggiata, buona nottata e buona permanenza in Sardegna. L'ascesa al monte parte da un cancello. Che fa anche rumore, è un vero cancello. Vai, cominciamo a camminare, non ci arriva più. È un po' buio. Non sarete privata.
caldo. Allora, cosa è... ore 00:44, 3 agosto. Adatto alle osservazioni astronomiche il luogo? Direi di no. Dipende dalle tue aspettative di osservazione astronomica. Raggiungibile in auto? Sì. Direi di no. Sì, con l'elicottero. Col teletrasporto. Allora, descrizione. Cima del monte? Arcuentu, tutto attaccato. Arcuentu. A metri? Ma sulla carta dice 785. Coordinate mettiamo domani. Va bene. Poi, abbiamo detto. Luna non c'è, copertura nuvolosa niente, il vento moderato dal nord. Ora poi la temperatura la mettiamo dopo. Temperatura oltre 20. Allora facciamo le misure. La mitica. Con i due strumenti. 21 e 24. Ma. La temperatura 22. Quindi se stelle si vedono o no? Abbiamo camminato 2 ore a che pro, sbagliando strada credo 3 volte, inciampando più di una. Della quarta dinastia, diciamo dell'antico regno egizio, quindi si parla intorno al 2500 avanti Cristo, era la stella polare, che ovviamente, come saprai, la stella polare cambia a causa della... E pillolava? No, vabbè, pillolava è come si... Vediamo la lava. Questa è proprio lava. Sì, sì. Come quelle che puoi trovare sul letto. Cioè quella... Sembra quasi serio. Luna sì, no, forse. Io direi quasi quasi, però, che luogo adatto alle osservazioni astronomiche, anche sì, se uno riesce a dare. E 8,54642.